Il fatto di evitare che un ragazzo, uno studente con la febbre entri a scuola è una misura importantissima. Anche noi stiamo pensando a misure di questo genere qui in Puglia. L'altro aspetto è l'igiene. Allora, per esempio, sarà buona prassi fornire le scuole di gel idroalcolico in maniera che gli studenti abbiano l'opportunità di lavarsi, di disinfettarsi le mani molto spesso, o comunque sarebbe bene che i genitori mettessero nello zainetto dei loro ragazzi una boccettina di gel idroalcolico. La mascherina, laddove è possibile, bisogna usare la mascherina. Lo so che è difficile per dei ragazzi, soprattutto adolescenti, magari o in bambini più piccoli ancora di più, mantenere la mascherina per tante ore, bisognerà cercare di farlo. Quindi è un insieme di tante regole che, messe una accanto all'altra, ovviamente ridurranno i rischi. Dare la responsabilità di un'infezione ad un capo d'istituto mi sembra davvero una questione fuori dal mondo, è davvero fuori dal mondo. Stiamo parlando di un virus che purtroppo circola, possiamo prenderlo sull'autobus, possiamo prenderlo quando andiamo a mangiarci una pizza, possiamo prenderlo al bar, possiamo prenderlo in famiglia. Davvero io questo tema della responsabilità lo metterei da parte. Rischiamo nuovi lockdown dal suo punto di vista? Ma tutto dipenderà dalla capacità che abbiamo proprio come sistema paese di prevenire l'impennata del virus. Dobbiamo prevenire l'impennata del virus. Se riusciamo a tenere sotto controllo questa circolazione, dobbiamo evitare in tutti i modi il lockdown, perché il paese non può permettersi un altro lockdown. Per cui teniamo duro, io penso che ce la possiamo fare. O durerà ancora questa pandemia, professore? Ah, sicuramente il prossimo autunno-inverno. Nella prossima primavera speriamo anche che arrivi il vaccino e credo che tutto si possa allentare a partire dalla prossima primavera, però quest'inverno dobbiamo tenere E a proposito di vaccino, invece il consiglio qual è? duro. Io a ottobre mi vaccino per l'influenza e così spero che facciano tanti italiani che potranno giovare di questa vaccinazione. Quest'anno più degli altri anni.